Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo secondo, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Giovanni racconta il primo miracolo compiuto da Gesù a Cana di Galilea in occasione di un matrimonio a cui era presente sua madre. In una festa così gioiosa accade qualcosa di strano. Viene a mancare il vino, elemento essenziale nel contesto di una festa connotata dalla gioia di un amore condiviso e celebrato. Chi se ne accorge prima di tutti è la madre di Gesù, che rivolgendosi a lui segnala l'inconveniente e rivolgendosi ai servi dice: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. I servi ascoltano l'invito di Gesù e riempiono le anfore fino all'orlo. Gesù interviene e trasforma l'acqua in vino, che è migliore di quello servito in precedenza. Dio è sempre pronto a trasformare la nostra acqua in vino, ma occorre riempire le anfore. Occorre portare a Dio le nostre sconfitte, le nostre ferite. Occorre riconoscere che senza di Lui non c'è gioia. Quante volte nella nostra vita viene a mancare il vino, che nel linguaggio biblico è segno di gioia, di amore, di pace, di serenità. Per fortuna c'è sempre la madre di Gesù che ci indica da chi dobbiamo andare. Quando si ascolta una mamma, ella non può sbagliare. Lei ci porta a Gesù, suo figlio, che ci insegna ad abbandonarci alla sua parola. È lui che ha il potere di trasformare la nostra vita. Quando sono stato in pellegrinaggio a Cana di Galilea, nella bellissima chiesa, ho provato una grande gioia nel vedere tante coppie di sposi che rinnovavano lì le promesse coniugali, che presentavano la loro vita, forse logorata dal tempo e talvolta vuota di amore, per chiedere a Gesù un nuovo inizio. Mi veniva da pensare a tante coppie di sposi a cui manca la gioia del vivere, perché la vita è ferita da incomprensioni e a volte da continui litigi. Se le anfore sono vuote, se sono riempite poi fino all'orlo dalle lacrime della sofferenza, chi ha il potere di trasformare il tutto in novità di vita? Solo il Signore Gesù. Ecco perché la Madre di Gesù e Madre nostra ci invita ad andare da Lui per riascoltare il suo Vangelo, parola che salva. Ci esorta ad accostarci ai sacramenti, soprattutto a quello della confessione e dell'Eucarestia, per lasciarci invadere dalla sua grazia, perché ritorni la festa nella vita coniugale. È Gesù lo sposo della Chiesa sposa a cui la Vergine Maria ci indirizza. Se si va da Lui, i matrimoni, che a volte fanno acqua da tutte le parti, diventano vita nuova per quello che solo Dio gratuitamente dona. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.